Le immagini che vedete sono quelle di un documentario Rai degli anni 60, quindi a quel tempo era Bibbia, qualunque cosa passasse per la Rai diventava cultura dominante. Probabilmente è un filmato che è entrato anche nel nostro inconscio collettivo. Forse è questo uno dei meccanismi che ha fatto sì che la vita in montagna sia vista triste, brutta e un posto da cui scappare. D'altronde, nel filmato che vedrete tra poco, tutto spinge in questa direzione, sia la musica che le immagini, ma soprattutto il parlato. Stamattina si alzano alle 5, alle 6, alle 7, secondo le stagioni, e poi ognuno se ne va per conto suo al lavoro. Il podere di 10 ettari, metà coltivabile, metà bosco, è diventato troppo grande per loro. Lo lavorano per quello che possono, alla meglio. Alle volte si fanno aiutare dai vicini, fanno a scambio, tanti quintali di grano, tante giornate di lavoro. Ma per loro luce basta. Hanno pochi bisogni, esigenze minime. Esigenze di semplice sopravvivenza. L'olio per condire, il vino, il grano, le castagne, l'insalata, la frutta per le marmellate. Ma anche per produrre così poco, devono faticare. Dall'alba fino a quando fa buio, sono sempre indaffarati. Indaffarati come formiche. Sono marito e moglie dal 25 settembre del 1922. Hanno sempre vissuto qui, in questa casa. Due stanze, un solaio, una stalla. Lui è analfabeta, lei ha fatto la terza elementare. Le sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma ai suoi tempi non usava e non si poteva. Non c'erano abbastanza scuole, soprattutto per i figli dei contadini. Però ha coltivato la lettura. Legge il giornale dei piccoli proprietari, Grand Hotel, e sa fare i conti. Lui, soltanto la sua firma. Oggi, nei poderi d'alta collina e di montagna, non soltanto nella provincia di Grosseto, sono rimasti, quando sono rimasti, soltanto gli anziani e i vecchi. In certe zone l'età media degli agricoltori supera i 60 anni. Attaccati ai loro poderi, affezionati ad un lavoro che non è più redditizio, dal punto di vista economico sono un non senso, da quello umano e sociale un problema. Anche se volessero smettere, andarsene o semplicemente riposarsi, non potrebbero. Tutto ciò che gli passa allo Stato sono 18.000 lire di pensione a testa. Rispetto al passato, le uniche novità sono il PVGas, la luce a metano, l'età e la solitudine. In tutta Italia sono molte migliaia le coppie di vecchi contadini che la sera, in silenzio, si fanno compagnia. Abitano in un casolare isolato, in mezzo alla campagna. Lui ha 68 anni, lei 64. Hanno quattro figli, ma tutti e quattro se ne sono andati. Lui è analfabeta, lei ha fatto la terza elementare. Le sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma ai suoi tempi non si poteva. I figli se ne sono andati perché la terra non bastava più per tutti. Lui è più bravo a scopa, lei a briscola. Qualche volta bisticciano, ma poi fanno pace. I figli se ne sono andati anche perché non volevano più lavorare la terra. Loro invece sono rimasti. E ora sono soli. Sono due vecchi contadini rimasti soli. Due superstiti. Un altro documentario messo in onda da Rai Storia, dopo quello che avete appena visto, parlava della vita dei bambini in Appennino e in montagna. Una cosa ancora più triste, addirittura si arrivava al punto di ipotizzare che la vita nei territori appenninici e montani fosse un elemento scatenante per patologie psicologiche o psichiatriche. Ed è questo che mi ha colpito, perché un tempo fa ho intervistato Cucinelli, una delle 30 persone più ricche d'Italia, che raccontava del periodo della sua gioventù in un contesto simile a questo, in anni simili a questi, come del periodo più bello della sua vita. Da qua parte questo nostro speciale del primo dell'anno, che vuole raccontare come la vita in Appennino sia molto diversa da come tanti di noi ce l'hanno in mente, invece com'è attualmente, con le testimonianze di persone che ci vivono, ma addirittura di tante persone che hanno deciso di andarci a vivere dopo aver abbandonato le comodità della città. L'idea di questo speciale nasce dal servizio che state vedendo nelle immagini sottostanti. Era il giugno 2017 quando nell'Appennino parmense una grossa siccità ha colpito tutto il territorio.
La persona che vedete è un giovane che ha deciso di spostarsi, vivere in Appennino con tutta la famiglia, la moglie e due bambini molto piccoli. Immaginate quale difficoltà vivere in Appennino senza acqua per sé e per i propri bambini. Una grande difficoltà che fa pensare a chiunque: chi è che te l'ha fatto fare di andare a vivere in Appennino? La cosa che mi ha colpito è che questo giovane non aveva benché minima intenzione di cambiare idea, stava benissimo dove si trovava e voleva combattere per far sì che i propri diritti di avere l'acqua fossero rispettati. Quali difficoltà con due bambini in questi due giorni? Come vi siete organizzati? Le difficoltà sono state enormi, sono state praticamente tre settimane veramente impegnative, dove abbiamo cercato di arrangiarci in qualche modo, anche perché è un paese dove abbiamo, ci sono sia dei bambini come io e altre famiglie, ci sono anziani, ci sono disabili, abbiamo animali da accudire, quindi da abbeverare. E abbiamo dovuto far fronte a... Come facevi? Andavi avanti dietro col camioncino a prendere l'acqua da qualche parte? Ci siamo attrezzati con delle botti da 1000 litri e se siamo procurate da... io dai miei, personalmente, dai miei a Fornovo. Da qui l'inizio della ricerca delle informazioni che permettessero di capire questo fenomeno. Poco tempo dopo, un'altra intervista, questa molto più significativa, è indirizzata proprio al capire il perché questa scelta così controtendenza e forse innovativa. Per tanti anni la montagna è stato un luogo da cui la gente scappava, ancora in diversi posti si scappa, e la cosa strana è che scappano le persone che hanno sempre vissuto in montagna, invece vengono persone che della montagna hanno saputo sempre molto poco. Siamo qua con Marco e Antonio, che da Parma hanno scelto di venire a vivere a Giannino. Quali sono i momenti belli e quali sono i motivi per cui consigliate alla gente di venire a vivere in montagna? Perché questa scelta così forte? Cosa sono? Da musicista, ecco, la prima cosa che ho notato è che aumenta la capacità di ascolto e la capacità di essere anche, sentirsi anche più liberi, e per noi questa è fondamentale, quindi già solamente il fatto che ci sia più silenzio ti porta a poter sentire diciamo così sempre dei suoni che prima in città non riuscivi a sentire, non sei proprio a... anche dei cambiamenti naturali, per dire, le quattro stagioni, noi ci siamo resi conto che in mezzo alla natura così sono molto più delineate, marcate. E invece per te, Marco? Ma per me è la libertà di poter andare in un bosco senza prendere la macchina, la libertà di poter andare a fare il bagno nel cielo, che è una piscina, non è a pagamento, non ci sono le regole, non ci sono, è una piscina naturale e anche pulita. E... i posti del cuore? Beh, i posti del cuore ce ne sono tanti. Sì. Le cascate del Pessola sono posti davvero, sono quei posti dove, ma nella Valcena ce ne sono parecchi, ce ne sono posti dove arrivi, non ti aspetti che ci siano dei paesaggi che ti comprendono il fatto di essere nel mondo, piuttosto che in un posto preciso. A me quello che è rimasto nel cuore, diciamo, più di tante altre cose, è quando abbiamo fatto col festival la camminata alla Via degli Asini, ed era una meraviglia, proprio ho visto vari paesaggi naturali tra i boschi, cose che quando abitavo a Parma, per dire, dovevo andare in Tirolo per vederle. Quindi, e ci sono anche qua? Sì, ci sono anche qua. Solo che non lo sappiamo. Marco, è appena nato un bambino. Come starà il bambino a Giannino? Non è lontano dalla comodità, dalla scuola? Ma secondo me starà benissimo. Sarà benissimo, perché comunque, vabbè, diciamo che le comodità
Adesso si pensa sempre alla comodità, alla scuola, il bar, il negozio, ma la comodità è anche essere vicino alla natura per un bambino. Quindi un'ultima cosa per cui vale la pena di vivere in montagna qual è, Marco? È anche che in questi posti non ci vuole molto per vivere e si vive bene, quindi con poco si vive da ricchi. Poi la raccolta di tante altre prove, dalle persone di successo nella vita cittadina che decidono di trascorrere la pensione e di godersi la pensione a contatto con la natura sulle nostre cime più alte, ma anche sulle colline dell'Appennino Parmense, a chi con tutta la famiglia decide di trasferirsi nel pieno della gioventù per fare una scelta di vita alternativa ed aprire bed and breakfast ancor più alternativi in frazioni di piccoli paesi di montagna del nostro Appennino. Poi un'altra informazione, abbiamo scoperto che non solo è bello vivere in montagna, ma dà anche un valore aggiunto a quello che si fa, e questo può far sì che la montagna diventi qualcosa di spendibile, di prezioso, come ci ha insegnato una blogger che ha deciso di fare della vita in Appennino a contatto con la natura e salutare il suo punto di forza. Sì, questo è il mio lavoro, perché poi le agenzie di comunicazione mi chiamano per i progetti e per creare i contenuti in target. Il valore aggiunto allora è la vita qua e non la vita in città, quindi. Certo, sì, trasmettere questa sensazione di benessere abitando comunque in campagna la maggior parte del tempo, eccetera, dà il valore aggiunto alla vita che faccio, e quindi uno stile di vita naturale. No, veramente volevo dirti come ti è venuto in mente di fare questa cosa? Allora, in realtà è nato un po' per caso, perché io nel 2013 ho pubblicato un manuale di lifestyle, appunto, dove racconto uno stile di vita sano e naturale. L'ho pubblicato in formato ebook e mi hanno consigliato, per fare marketing, di aprire un blog e tutti i canali social, per cui da lì poi ho iniziato a pubblicare, a condividere, e dopo pochissimi mesi le prime agenzie di comunicazione hanno iniziato a chiamarmi per propormi i propri progetti. E c'è, in mezzo a tutte queste cose buone che fai, che consigli, c'è un qualcosa che consigli più di tutto, qualcosa che ti piace, che quella cosa lì ti piace tantissimo? Ma a me piace molto lo slow living, cioè il vivere lento quando è possibile, quindi cerco di prendermi i miei tempi, i miei spazi e di lasciarmi indietro un po' lo stress e di pensare a me. Ma anche i VIP scelgono l'Appennino. Chi per scelta di famiglia e di tradizione da sempre che porta in Appennino forza, vivacità, imprese, industria e lavoro, e chi invece lo ha scoperto in un secondo momento, imparando ad apprezzare quelle caratteristiche dell'Appennino che sempre più persone stanno apprezzando e godendo. Con l'ingegner Pontremoli, uno degli artefici di questa grande giornata e di questo sogno che si realizza. All'ingegnere chiediamo com'è stata questa giornata e se c'è stato qualche momento particolarmente toccante e quali. Beh, devo dire che veramente per noi oggi è una giornata straordinaria, anche il buon Dio ci ha dato questo sole che sembra quasi di buon auspicio. E devo dire, per me e per tutti noi della Dallara oggi è stato emozionante tutto.
quindi da questa mattina quando siamo arrivati qui alle 7 alle persone, e io poi mi sono dimenticata anche tutti i nomi delle persone che c'erano, molto importanti, ma perché ci siamo sentiti tutti tra amici. E questa sensazione penso che abbia pervaso un po' tutti, non si capiva più chi era il cliente, chi era della Dallara, chi era il partner, ed è stata una sensazione bellissima e penso che sia stato un bellissimo momento anche per tutta la nostra Valcena. Lei e l'ingegnere condividete una cosa: entrambe le vostre case natali sono a poche decine di metri dal fiume Ceno. Che ruolo ha svolto il fiume e il vostro territorio nella realizzazione di questo sogno e dei prossimi che avete in cantiere? Ma il fiume ci ha unito, lui abita a Varano, che è il primo paese della Valceno, io a Bardi, che è l'ultimo. Io sono figlio di un mugnaio, sono cresciuto macinando grano con mio padre fino all'età di 20 anni, e anche la conoscenza con Giampaolo Dallara è nata nel 2000, quando c'è stato un convegno a Varano sul futuro della Valceno. Già nel 2000 si discuteva che la Valceno si sarebbe spopolata, non c'era lavoro, non c'era futuro, e allora hanno chiamato due persone a parlare di questa cosa. Uno era l'imprenditore più importante della Valceno, Giampaolo Dallara, e poi hanno chiamato me, che in quel momento ero a Parigi alla IBM e seguivo le tecnologie, quindi come il tecnologo che poteva dire come le tecnologie ci avrebbero aiutato. E in quella giornata mi ricordo che io ho parlato per primo e ho raccontato quello che poi abbiamo fatto nella Valceno, a Bardi, di portare ponti radio ad alta velocità, il web avrebbe cambiato il nostro modo di vivere e il fatto che una persona avrebbe potuto scegliere dove lavorare, perché la rete avrebbe permesso di collegarsi con tutto il mondo, e quindi qui la qualità della vita è incredibile. Guardate che giornata oggi, e siamo qui che stiamo facendo macchine che corrono in tutto il mondo. Dopo di me tocca a Giampaolo Dallara parlare, e non ci eravamo mai incontrati prima. Lui mi dice, non dice a me, dice a tutti, condivido il 100% di quello che ha detto lui, non ho niente da aggiungere ed è finito il convegno. Ecco, e così siamo diventati amici, ci siamo cominciati a frequentare per tanti anni, finché nel 2007 poi ho deciso di entrare nella sua azienda come socio e come amministratore delegato per coltivare questo sogno insieme. Siamo a Casola con il sindaco di Parma, Pizzarotti. Come mai a Casola? Ma perché da scoperta l'anno scorso, per una località che non conoscevo, ci siamo innamorati di questo luogo, adesso stiamo prendendo la casa, quindi ho portato sulle api sta settimana, quindi cominciamo a vivere anche proprio il paese, veramente veramente un bel posto. Cosa l'ha colpito? Nonostante di questa serata di divertimento, vabbè, pizza, sicuramente il collegamento, c'è stato anche il passaggio della via Francigena, perché comunque le vie, le grandi vie di pellegrinaggio sono comunque oggi in Italia una grande attrattiva. E il panorama, la vicinanza col torrente, ma anche essere insomma in mezzo alla montagna, quindi veramente un posto incontaminato, perché alla fine era sei sulla Cisa ma sei anche riparato dalla Cisa in mezzo alla Val Baganza, veramente un posto magico. E questa festa, anche le feste immagino che siano. Feste molto bene, infatti voglio dire, con l'associazione di Casola delle Olle ho iniziato a collaborare portando qualche idea, adesso insomma aspettiamo di essere qua stabili, di avere una bella postazione per lanciare delle idee anche per il paese. Poi la prendiamo con il sindaco di Terenzo, uguale a Parma, no? Esatto, come dimensione, però insomma si sta molto bene anche qua, secondo me qua si sta meglio da certi punti di vista, quantomeno c'è più relax, c'è più fresco, questo non c'è dubbio. Ma il riassunto e la chiarificazione di tutto arriva dall'intervista a queste due meravigliose donne che hanno deciso di abbandonare la comodità della città o del fondovalle per una vita piena di difficoltà per alcuni, difficoltà che però per loro diventano delle meravigliose opportunità per provare emozioni, sensazioni, momenti che solo in Appennino, in ambienti a contatto con la natura, si possono provare. Due donne, due imprenditrici che hanno scelto di cambiare vita.
uno abitava a Parma e ha deciso di andare a vivere a Calestano, mi sembra anche in un posto non particolarmente servito dai mezzi pubblici. E anche tu abitavi comunque a Fondovalle e hai scelto di venire a Bersotto. Da dove nasce questa scelta? Siete contenti? Da quanto tempo siete qua? Avete pensato di scappare? Allora, nasce da il desiderio di avvicinarsi sempre di più alla natura e alla libertà di spazi e di espressività che solo un posto come questo, dove abbiamo deciso, penso entrambe, di abitare, può dare alla persona. Quindi mi piace pensare che non è la natura che si avvicina al mio centro abitato, ma è casa mia che si è entrata nella natura e coesiste con essa. Questo per me è bellissimo, essere circondata dalle piante, dagli animali, e nella consapevolezza che è casa loro. E dal punto di vista dei cavalli, anche questo mi dà molta molta libertà, anche grossissime difficoltà. Sicuramente, ad esempio, banalmente, l'acquisto del fieno. L'acquisto del fieno per me è limitato a acquistare in una sola volta il fieno di tutto l'anno e farlo arrivare nei pochi mesi in cui è possibile arrivare comunque alla mia struttura, quindi un piccolo problema logistico, però per cui ho bisogno. Qual è la cosa che ti dà più fastidio di questa vita e qual invece la cosa che ti dà più gioia e felicità? Ma una cosa semplice, concreta, di tutte le cose. No, io amo questa vita, non c'è niente che mi dà fastidio. No, d'inverno quando c'è la grossa nevicata che la macchina non riesce a salire, puntualmente il pick up è dal meccanico e quindi si sale a piedi e si scende la spesa o lo zaino sullo slittino. È una settimana l'anno e per me è bello anche quello. Ci si ferma, è una settimana in cui dal punto di vista lavorativo posso fermarmi, anche perché scelgo di non fermarmi in altri momenti, ma la settimana che c'è la neve posso fermarmi e ritrovare comunque un ritmo con le stagioni, una fatica, perché è fisicamente faticoso, ma devo dire non cambierei, non andrei a dormire in nessun altro posto se non a casa mia, anche in mezzo alla bufera. E il bello, io appunto per lavoro giro, e vedo posti molto belli, a volte davvero vedo dei paesaggi o anche dei paesi a livello culturale molto bello, ma per me tornare è sempre meraviglioso. Quando vedo le montagne che si avvicinano, È un sospiro di sollievo che riconosco anch'io, perché comunque io cerco di lavorare, fare impresa qua, però in realtà vado molto su e giù verso la pianura e ogni sera o ogni 2-3 giorni è un ritornare ed è sempre con questo sospiro di gioia che si ritorna verso i monti. Poi vabbè, il mio è un attaccamento per Braceto, non solo per la natura dal punto di vista della flora, ma molto della fauna umana, nel senso che se mi sono innamorata di questo luogo è perché comunque c'è una comunità di amici, colleghi che sono diventati una famiglia e condividiamo un fare, un pensare, un credere, un volere che fa sentire questo luogo casa. Quindi non è solo un fatto di natura paesaggistica o di vicinanza con la natura albero o montagna, ma anche umana, che tu esci di casa e sei insieme e pensi e ragioni e ti diverti e giochi e pensi e fai. E la convinzione, la forza delle loro parole si può vedere quando gli si fa presente che tante persone mettono in discussione la possibilità da parte di fare queste scelte così forti di superare l'autunno, ma soprattutto l'inverno in montagna. Nel senso che parlando con diverse persone e raccontando delle scelte di andare a vivere in montagna, da vivere a Pizzalotti, sembra di Parma, non vivere in montagna, ma andare dove c'è tutti i weekend, non molto lontano da qua. Ma anche altre persone che fanno dei blogger in montagna hanno visto in questo il valore aggiunto, ad esempio per la blogger che avevamo intervistato tempo fa, del loro lavoro, cioè la vita, quello che voi, natura. Quello che mi ha colpito però è che da una parte un altro sindaco del territorio, come il vostro, mi ha detto sì, ma quando arriverà l'autunno vedrà che Pizzarotti non verrà più in montagna e capirà com'è triste tutta la montagna d'autunno in montagna. E lo stesso una persona che in montagna è nata e vissuta, è andata poi vivere a Parma, che in montagna adesso torna perché c'ha una parte della famiglia, e ha detto una cosa molto simile alla propria. Cosa dite a queste persone? Hanno ragione o
Dalla faccia mi sembra di no. Beh, a me tutti quanti quando sono andata a abitare qua, che sono arrivata in giugno, mi dicevano aspetta che arriva l'inverno e sarai bercetese dopo il primo inverno. Questo è il mio terzo inverno e quando finisce l'estate, che è una stagione bellissima l'estate perché vivi perennemente fuori, io dico che bello, arriva l'inverno. Cioè, nel senso che, come diceva lei prima, il vivere qua ti permette di vivere assecondando le stagioni. Quindi l'inverno fai proprio cuccia, fai proprio piccole cose, più tranquille. Se si rimane bloccati con la neve non vai a lavorare, non viene giù il mondo. E anche i rapporti si fanno più stretti. Quindi cosa c'è di brutto? Ma la domanda se avevano ragione. La persona che è andata a abitare in pianura sicuramente aveva ragione, perché non avrebbe apprezzato anche la brutta stagione qui sull'Appennino. Sicuramente c'è della difficoltà, non ho detto che è tutto facile, però apprezzi questa difficoltà. È un po' come se la primavera è un premio. È un premio che può godere appieno solo chi è riuscito a resistere all'inverno. E questo è bellissimo. Per quanto riguarda il sindaco, no, ha assolutamente torto e dovrebbe cambiare lavoro, perché non è possibile che un sindaco di montagna dica una cosa del genere della propria montagna. Insomma, prendendo spunto dalle parole di queste donne, una nuova primavera forse sta arrivando davvero in Appennino, grazie a persone come loro e come a tutti quelli che abbiamo sentito all'interno di questo nostro speciale di Capodanno 2020. Buon anno a tutti!